Andrea, ti annuncio che ho un taglierino che ti potrebbe essere utile. Non so poi però se tu lo vorrai utilizzare. Questo video uscirà domani, quindi preparati che ti lancio un pacco. Questo pacco che mi è arrivato da Sportime Mantova dovrebbe contenere una scarpa, anche se il pacco sembra comunque abbastanza grossa. Sono abbastanza preoccupato perché c'è un pacco grosso e mi hai detto che è abbastanza pesante e da come lanci te ho paura. Ma ti serve il taglierino oppure no? No, ho le chiavi, Max, ho le chiavi. Tra l'altro il coniglio oggi, visto che è venerdì pomeriggio, è dietro di te, quindi ti sta aspettando. Continuo a non capire la tua smania per questo coniglio, però vabbè. Lei ha smania di protagonismo. No, sei te che gliela dai. Vai, allora te lo lancio, sei pronto? Vai! Piano, ti prego. Aia, mamma mia, è pesante di brutto. Vado? Vai, vai. Basta. Taglia meglio di un coltello ormai. Ma sei diventato bravo in effetti. Da quando mi hanno cambiato le chiavi del cancello? No, in generale hai capito come funziona. No, Infatti. no, c'ho la chiave che taglia di brutto. Quindi non devo neanche vedere la marca. È una scarpa di un marchio che abbiamo già testato nei mesi scorsi. Scusami, perché qual è che è il marchio che non abbiamo testato? Beh, ci sono vari marchi che non abbiamo testato, per esempio 361 non l'abbiamo testata. Poi? Prima di aprire la scatola, non vuoi provare a vedere cosa succede? Oh wow, due felpe, mizzica. Guarda. Carina, dai. Tu ovviamente io so già quale sceglierai. Hai visto di che colore era la scatola, quindi adesso prendila e No, poi. allora mi sembrava nera, ma non ero neanche così tanto sicuro. Sai che cosa? Che sono bollito dalle ore di scuola e. Vai, procedi. Ovviamente mi devi dire quanto pesa, di che scarpa si tratta e soprattutto che sensazioni questa scarpa ti potrebbe dare. Ti annuncio che secondo me il modello precedente l'hai già testato. Guarda, ti dico subito che sono delle Under Armour, Bravo. però i nomi dei modelli non me li ricordo, sinceramente. Dai, puoi aprire gli E ti occhi. dico che sono Under Armour perché c'è la gomma che è bella dura. Belle, bel colore. Sono le Velocity Wind, il modello numero 2. Ah, wow, anche hanno mantenuto dentro il chip che si collega col Bluetooth, che non abbiamo poi testato bene sull'altro modello, te lo ricordi? Allora, Andrea, io direi provatelo un secondo e poi mi dici secondo te se è stesso numero o mezzo numero in più. Anche perché il modello precedente era fondamentalmente molto molto stretto. A dire il vero, Max, durante la pausa campana le avevo già provate e devo dire assolutamente di prendere mezzo numero in più perché questo qua sarebbe il mio numero, ma c'ho su anche delle calze relativamente fini, ma sai che cosa? Sono molto, come dire, strette in generale, quindi è una scarpa per piedi fini, quindi per cui credo che il mezzo numero in più sia quasi obbligatorio. Ma secondo te, Andrea, quanto pesano queste scarpe? Ma ti devo dire la verità, secondo me siamo sui 260, fai, avrei detto tra i 250 e i 280. Guarda, fondamentalmente leggera, forse un po' qua la gomma che pesucchia un pochino di più, dai, direi 260. Facciamo 2 minuti di pausa, prendiamoci un coffee e poi nei prossimi minuti mi fai sapere, ti faccio 3 domande, cosa ne pensi di questa scarpa? Oh, stavo pensando al coffee virtuale, la prossima volta che ci chiedete in privato robe che abbiamo già detto, vi mandiamo direttamente il link per i coffee, così siamo a posto. Va bene, ci vediamo tra 5 minuti. Ciao! Andrea, ci hai corso 2 secondi, però fondamentalmente ho 3 domande per te di questa scarpa. Questo è il primo modello, tu hai in mano tutte e due. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Allora, sono scarpe adatte per atleti che vogliono correre abbastanza veloce, sono per atleti leggeri, secondo me, perché è una scarpa duretta, è una scarpa tra virgolette non comoda, quindi è una scarpa da lavori. Niente, questa durezza qua ti aiuta di più a correre forte che a
a fare quelle corse comode, lente, dove cerchi ammortizzazione. Però sappiamo che questa intersuola, che è assolutamente particolare, a velocità elevate comunque ha il suo perché. No, no, infatti quello credo che, cioè, proprio la durezza gli dia più spinta. Hai una scarpa che, diciamo che si schiaccia di meno ed è molto più reattiva. Ripeto, non buona per farci lenti perché c'è poca comodità. Invece la cosa che mi ha sorpreso è che comunque i cambiamenti tra i due modelli sono abbastanza limitati. Come le hai viste e soprattutto secondo te quali sono le differenze? Guarda, qua trovo le differenze davvero difficile. Cioè, se non fosse per dei ricamini che sono messi in maniera diversa, cioè anche a guardarle così sotto mano faccio davvero fatica a trovare delle differenze. Proprio qua dietro nel tallone, la zona dove c'è pezzettini riflettenti, faccio davvero fatica a trovare delle differenze. Linguetto uguale, cuciture, tomaia fondamentalmente identiche. Forse hanno dovuto fare il modello nuovo perché il Bluetooth si scarica, il chip si scarica nella 1 e quindi di comprare la 2 la fai uguale. Invece, lo stavamo dicendo fuori onda con le campane, a livello di Bluetooth questa è sicuramente un'innovazione. Quando faremo la recensione completa probabilmente ne parleremo. Secondo te che valore aggiunto questo potrebbe dare al podista amatore? Se sono alla mia prima scarpa che non ho il GPS, non so se comprerò mai un GPS perché non so se mi piacerà la corsa, oppure devo fare la Stramilano dei 50.000 o che ne so, la DJ10, mi compro questa qua e ci vado in giro e dopo carico l'allenamento sul cellulare e vedo quello che ho fatto. Secondo me è un ottimo compromesso. Invece ti chiedo, a livello di appoggio del tallone sembra comunque una scarpa abbastanza stabile, più che altro basandoti sulla tua esperienza della prima, perché comunque l'hai usata parecchie volte. Cosa ne dici? Sempre il fatto della durezza dell'intersuola, secondo me c'è molta più il controllo della pronazione e in generale mi sembra una scarpa molto comunque ammortizzata, perché di schiuma ce n'è in abbondanza e, ripeto, la durezza crea questa stabilità. Abbiamo pubblicato qualche giorno fa il video dei plantari. Suggerisci di inserire i plantari in questa scarpa e la proverai con i plantari? Perché no, guarda, si toglie facilmente e in questa scarpa io metterei il plantare che mi è stato fatto in mi sembra che sia quello stramortizzato, quindi la durezza della scarpa lì verrebbe un pochino, come si dice, limitata, con un plantare bello morbido, e secondo me sarebbe un ottimo insieme. Stavo pensando una cosa però, che l'avevo già detto l'altra volta, che sembrano scarpe da basket. Facendo allenatore di basket e preparatore lì nelle squadre di basket, quando arriva le ragazze o i ragazzi che devono fare esercizi di atletica ma finalizzati al basket, hanno dei problemi nei cambi di direzione, perché comunque le scarpe da corsa sono troppo morbide, invece le scarpe da basket sono precise per i cambi di direzione. Direi che questa scarpa qua per fare la preparazione atletica sarebbero perfette. Sto pensando anche nella pallavolo, quando qualcuno ha un po' di doloretti e le scarpe da pallavolo da basket, che sono dure, creano ancora più problema, questa scarpa qua potrebbe essere un buon compromesso, almeno per gli allenamenti. E poi mi dicevi a fuori onda che a livello di camminata sono scarpe comunque molto comode grazie alla tomaia, soprattutto se si prende il numero giusto. Mi sembrava anche abbastanza traspirante, una bella scarpa, direi che se vado su Naviglia a fare l'aperitivo è anche ben vista. L'intersuola così un po' più duretta dà una gran mano quando sei in giro a camminare, perché ti sostiene meglio che quella morbida dopo un po' ti senti sprofondare, fai un po' quasi più fatica. Quindi direi che potrebbe essere la scarpa che ti porti al mare quando vai in giro a camminare, quando ti vai a fare gli allenamenti al mattino, che poi secondo me un po' col caldo si ammorbidisce. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Mi sembra che sia io sia te, durante il weekend gareggeremo. Io vado a Reggio, te vai a
a Vigevano, ho dolci ricordi e non ti dico niente, ma spero che tu possa avere dei grandissimi ricordi belli come me nel 2015. Va bene, grazie, ciao! Ciao!